E allora, come non ricordare la musica italiana, quella che ci ha reso orgogliosi nel mondo di essere italiani, giusto? E allora dobbiamo cominciare con un omaggio al maestro Domenico Modugno. Si dice che questa canzone il maestro l'abbia dedicata a un uomo che per lui ha dato tanto nella sua carriera, lo ha proprio avviato alla sua carriera. Questo signore, questo conte, morì suicida e il maestro Domenico Modugno vuole ricordare il suo ultimo viaggio così. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in fragile. Il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet. Un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto prasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene e dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frago? Dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randagio, se ne va. Ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore e un galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in frane. Ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Taratata. 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 Grazie, grazie. Al basso Max Soggiu, Paolo Meneghini alla batteria e Marco Astesana alla chitarra.